poi è successo praticamente l'Apocalisse. E ci siamo trovati un po' prigionieri degli altri, con l'aggravamento di aver perso, credo, 5 aerei, i MAS e tutto il resto. Adesso, se perfetto ci mette la fotografia del viadotto fatto saltare da Teseo e da Carabelli. Ecco, non so se vedete quello che il comandante Capriotti ha descritto. No, non si vede. Beh, insomma, comunque un po' si vede. Cioè, fate conto che sotto quell'arcata che è ancora in piedi c'era l'ostruzione retale, cioè c'erano proprio delle reti che adesso non si vedono perché la fotografia, insomma, e la scannerizzazione non è stata delle migliori. Quindi praticamente gli incursori avrebbero dovuto aprirsi il passaggio attraverso la rete, e una volta passata la rete che pendeva da questa arcata che è ancora in piedi, dopo dovevano superare due sbarramenti di molima che si potevano superare ed entrare nel grande porto di Malta che abbiamo visto prima. Le tre cariche che diceva il comandante Capriotti, quando sono esplose contemporaneamente, hanno fatto sì, vedete, che l'arcata, quella di destra, è caduta proprio, ostruendo in maniera completa e totale l'ingresso al porto. Questo è un esempio di come la fortuna o la sfortuna può giocare in un'azione della serie che molto volte uno pensa che, colpisci con più esplosivo fai meglio, più esplosivo alla fine fa più danno di quello che poteva fare meno, ma come ha descritto bene Capriotti non è che la cosa è stata fatta voluta, è stata una sommatoria di sfortune e il destino fatale. Cioè, in tutte le cose c'è un diagramma che è variabile, che non è mai fisso. I mezzi d'assalto, io ho fatto anche l'azione di Suda, perché noi dovevamo fare come nostro obiettivo principale Malta, quindi 10 giugno dichiarazione di guerra. Noi eravamo pronti come spirito, e come mezzi. Io fui incaricato di portare in Sicilia, ad Augusta, 8 mezzi e con l'aiuto di un sergente divenne capo, di questa missione che passava per ferrovie e dove ogni tanto ci dovevamo fermare per innaffiare i teloni che coprivano i mezzi, quindi era un treno nostro che, arrivato in Sicilia, abbiamo iniziato le operazioni di allenamento. Io ero anche il responsabile tecnico del gruppo e di mattino noi ci alzavamo un po' tardi perché i nostri allenamenti venivano fatti di notte. Consumavamo molto zucchero e cognac per tenerci su. E gli altri dormivano il mattino, anch'io dormivo. Nel pomeriggio mi dovevo recare nel capannone a preparare i mezzi per la nuova uscita notturna. E questo è avvenuto da giugno fino a dicembre, quando, secondo la nostra stupidaggine, abbiamo attaccato la Grecia, il conflitto si è sfociato in Oriente e noi non abbiamo perso l'obiettivo Malta e abbiamo trovato l'obiettivo Oriente, in un certo qual senso, più Creta, che era il rifugio degli inglesi. Il 18, mi pare,
dicembre partimmo con due caccia, tutti e l'otto i mezzi, col comandante Moccagatta che è stato con noi tutto il mese di gennaio, e ci siamo trovati in Allero, anzi a Partene. Il nostro rifugio era un piroscafo, la Smara, che era, diciamo così, un piroscafo che trasportava materiali e cibi, no? Quindi eravamo sotto prora e con i mezzi giù in fondo, diciamo così, di questa. E lì tutte le notti c'erano bombardamenti aerei, in un certo senso. Se la gente non sapeva, l'equipaggio non sapeva, diciamo così, che il punto più vulnerabile e più pericoloso era proprio il sottoscafo, la parte bassa dello scafo dove volevano per forza rifugiarsi loro. Noi invece eravamo sotto la prora e quindi quando venne il tempo, anzi il fatto che noi l'azione si poteva fare nel 24, 25, 26, perché le nostre azioni dovevano essere al buio, senza luna, senza niente, buio massimo e tempo limpido, eccetera. Alla fine Moccagatta ha spiegato agli ammiragli, diciamo così, di Lero che le azioni dipendevano dagli obiettivi che c'erano in porto. Eravamo otto barchini, le due unità trasportatrici da Stamparia, Lero, Stamparia e Suda, ciascuno erano preparate per sei barchini. Perciò se nel porto ci fossero stati soltanto, diciamo così, obiettivi per massimo sei barchini, andava un caccia. E a questo l'ammiraglio dell'Egeo si è ribellato, perché ha voluto fare lui da regista. Moccagatta si è opposto, è stato espulso da Lero, dall'Egeo, perché disubbidiente ai voleri dell'ammiraglio. Quando noi nel marzo, 25 di marzo, abbiamo fatto l'azione di Suda, eravamo otto mezzi imbarcati sul Selle Crispi, ci siamo spostati a Stampalia aspettando la situazione nel porto di Suda. E alle 4 del pomeriggio arriva un aereo che ci dà la posizione delle 12 unità, di cui almeno 3 incrociatori erano nella baia.